Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato è la parte conclusiva del capitolo decimo del Vangelo di Matteo. Questo capitolo decimo è chiamato il discorso missionario di Gesù, il discorso apostolico, il discorso che riguarda la missione che Gesù affida alla sua Chiesa, a coloro che sono suoi discepoli. Forse è opportuno che richiamiamo un po' le parti principali di questo discorso, di questo insegnamento del Signore. Sullo sfondo e occasione di questo discorso da parte di Gesù c'è un fatto, una descrizione che l'Evangelista ci fa. Ci dice che Gesù è in cammino per città e villaggi per annunziare il regno dei cieli. Lui è il missionario del Padre, lui è l'inviato del Padre. E attorno a sé, ovunque egli vada, Gesù incontra tanta gente che accorre da lui per ascoltarlo, ma anche per essere guarita dalle proprie malattie, dalle proprie fragilità. E dice l'Evangelista che in uno di questi viaggi Gesù si vede di fronte una grande moltitudine di gente e sentì compassione per questa moltitudine, perché ai suoi occhi quella gente appare come un gregge che non ha pastore. Ecco, la prima cosa, il primo elemento significativo che descrive la missionarietà di Gesù è la sua compassione. Gesù è il figlio, l'inviato del Padre, ci mostra la compassione del Padre, che con i suoi gesti, con la sua vita, ci mostra la tenerezza paterna e materna di Dio. Lui, il Padre, che si commuove, che sente ribollire le viscere di fronte a questa umanità senza punti di riferimento, senza pastori. L'Evangelista parla di quel tempo, ma i nostri tempi non è che siano tanto diversi. Se ci guardiamo attorno, coloro che hanno responsabilità di guida dei popoli, che gente con la compassione del Signore, o è gente che è rivestita di un ruolo, sono pastori, dovrebbero essere pastori, ma sono soltanto della gente che cerca il proprio interesse, la propria affermazione. Oggi tanti dicono che l'unica voce veramente ascoltata da tutti è significativa, è una voce piena di pathos, di interesse gratuito, quella di Papa Francesco. Veramente un leader carismatico, da tutti riconosciuto come tale. Quindi l'Evangelista non ci sta raccontando la storia di Gesù, ma sta parlando a noi e ci dice, ci presenta una situazione che in qualche modo è parallela, è vicina a quella che lui descrive. Allora, di fronte a questa folla, come gregge senza pastore, Gesù si rivolge ai discepoli e dice: la messe è molta, ma sono pochi gli operai che lavorino per questa messe. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai degni di Dio in questa messe. E poi chiama a sé i dodici,
E li chiama uno per uno, dice i nomi dei 12. Simone ha chiamato Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, ecco, uno per uno. Li chiama se li aveva già chiamato singolarmente, ma adesso li chiama come gruppo e li costituisce pastori, inviati, apostoli. Quando apostolo significa proprio inviato, missionario. Andate, dice Gesù. Ecco, io vi mando tra la gente annunciate la pace. Con che cosa inviate di te pace a questa casa? Se qualcuno accoglie quella pace, la pace di Dio sarà presente in quella casa. Annunciate il regno di Dio, annunciate che Dio è vicino, che Dio si fa vicino a voi, a tutti, nell'oggi, nella storia. E guarite gli ammalati e portate salvezza a coloro che hanno bisogno di salvezza. Siate portatori di pace, di giustizia, di fraternità, portatori di bene. Poi aggiunge, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ecco, un'espressione sempre valida, sempre attuale. Questa gratuità dell'amore di Dio che ci è stato donato, appunto un amore gratuito, un amore a perdere, un amore che si dona anche se non c'è corrispondenza, così Dio ci ama. E dice Gesù, voi così siete amati da Dio, siete amati gratuitamente, e la stessa gratuità che sperimentate nella vostra vita, adesso offritela. E siate gratuiti, amate gratuitamente, servite nella gratuità vostri fratelli. Ecco, questo è un principio costitutivo della Chiesa per volontà di Gesù. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Il dono di Dio che è gratuito per voi, voi donatelo con la stessa gratuità. E poi Gesù è anche consapevole che la missione dei discepoli non sarà una passeggiata turistica, ma conoscerà in troppe difficoltà. Sarete perseguitati, dice Gesù, vi porteranno davanti ai tribunali, sarete accusati di cose ingiuste a motivo del mio nome, per me, per la testimonianza che rendete alla mia persona, al mio messaggio, all'Evangelo. Ma non abbiate timore, non abbiate paura, perché ogni capello del vostro capo è contato, è caro al Signore. E poi nella nostra pagina, nella pagina di questa sera, proprio a chiusura di questo insegnamento missionario, Gesù ci dice delle parole che a primo acchito ci turbano un po'. Gesù diceva ai discepoli, chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me, chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Forse ci sono un po' male questa parola, che il Signore si mette in concorrenza con i nostri rapporti, relazione affettiva con i nostri cari, e forse geloso dei nostri affetti primari. Certamente non è questo l'intento, il senso delle parole del Signore. Il Signore rivendica per sé un amore alto, un amore totale, un amore radicale, perché il nostro amore, semplicemente umano, è sempre intriso di ambiguità, è un amore che porta con sé delle connotazioni di possesso, qualcosa che si vuole trattenere per sé. Anche l'amore più puro umano ha sempre una connotazione di questo tipo. Il Signore invece ci dice, lasciatevi amare
abbiate, accogliete il mio amore, che l'amore, quell'amore proprio aperto, quell'amore totale, quell'amore totalmente gratuito. E così, se voi amate me, questo amore, vi lasciate abitare da questo amore, voi imparerete ad amare gli altri, padre, madre, figli, figlie, e la vostra stessa vita, del mio stesso amore. Imparerete ad amarli come io vi amo, in questo amore gratuito, in quest'amore significativo, capace di farsi dono fino al dono della vita. Gesù diceva, non c'è amore più grande di colui che dona la sua vita per i propri amici. Questa parola le dice la sera dell'ultima cena, la vigilia e la notte della passione. È quello che lui sta facendo, quello che lui sta operando. Lui ci ama nella verità assoluta fino al dono della vita. E non c'è amore più grande di questo. Ecco, e di questo amore voi dovete rivestirvi, dice Gesù, per imparare ad amare gli altri alla maniera in cui io amo. E questo amore che ama così, inevitabilmente porta con sé la croce. Perché l'amore vero, l'amore gratuito, l'amore a perdere viene contraddetto, non trova accoglienza e porta alla croce, porta con sé la rinuncia al proprio io, al proprio egoismo, e porta appunto a farsi veramente dono nella nudità del nessuno. Poi la parte ultima, la parte finale, l'insegnamento di Gesù riguarda l'accoglienza. Prima ha parlato della persecuzione, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, sappiate che sarete perseguitati, ma adesso parla anche dell'accoglienza. E siate, intanto ci dice siate accoglienti, perché il primo ad accogliervi è il Signore. Noi siamo accolti, siamo raccolti dal Signore e accolti da Lui. E ogni domenica facciamo questa esperienza, no? Siamo raccolti nella nostra dispersione, dalle nostre case, siamo chiamati, raccolti e accolti da Lui. E riceviamo il dono della Sua parola, il dono del Suo corpo, che ci nutre, che ci rende creature nuove. Siate accoglienti, dice Gesù. Lasciatevi accogliere e siate accoglienti. Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Ecco, nell'accoglienza c'è questa trasmissione di quell'amore gratuito di cui Gesù ha parlato. Chi accoglie il discepolo, chi accoglie il missionario, che accoglie l'inviato del Signore, accoglie il Signore stesso e accoglie il Padre. Poi dice ancora Gesù, chi accoglie un profeta, perché un profeta avrà la ricompensa del profeta. E di questa accoglienza del profeta, la liturgia di questa domenica, nella prima lettura, ci ha dato una esperienza, un fatto concreto. Infatti un fatto che risale al profeta Eliseo, che è vissuto 8 secoli prima di Gesù. Eliseo è discepolo di Elia, il profeta Elia. Elia lo ha chiamato il Signore, gli ha indicato di consacrare Eliseo come suo successore. E Eliseo è il profeta di Dio, è mandato in giro per il mondo, per il suo popolo, per annunciare la parola del Signore. E Eliseo è accolto da una famiglia. C'è una donna per istante che lo ha ascoltato, ha ascoltato la sua parola e lo costringe un giorno ad accettare la sua accoglienza, il suo invito. Lo invita a condividere la mensa con la sua famiglia. Ed Eliseo accetta di mangiare l'accoglienza di questa famiglia e mangia con loro, e poi ogni anno, quando passa da quelle parti, Eliseo è accolto da questa famiglia. A un certo punto la donna dice al marito, ma perché non prepariamo
superiore, il secondo della nostra casa, e poi prepariamo un letto, prepariamo un banco, prepariamo un ginocchiatoio, prepariamo un tavolino e una candela, un candelabro, perché questo uomo di Dio, passando da noi, possa riposarsi e possa ritemplarsi, e poi lo manderemo per la sua strada, per la sua via. E così fecero. E così Eliseo ci ha detto che Dio accetta l'ospitalità di questa famiglia, dorme in questa famiglia, in quella stanzetta che gli hanno preparato. E poi Eliseo dice al suo servo: che possiamo fare per questa famiglia? Come possiamo ricambiare questa accoglienza gratuita che ci è stata riservata? E il servo gli dice: ecco, questa donna è benestante, ma non ha figli. Suo marito è anziano. Allora dice il servo al servo: chiamala. E lei sale su e si ferma sull'uscio della porta. E il servo le dice: ecco, io l'anno prossimo tornerò in questo stesso periodo ad essere il tuo ospite, e a quel tempo tu terrai nelle tue braccia un bambino, un figlio. Ecco, vedete, l'accoglienza e ogni forma di accoglienza è grembo di fecondità. L'accoglienza ci rende fecondi. L'accoglienza ci rende capaci di sperimentare la bellezza dello stare insieme, di guardare gli altri non come avversario, non come persona che ci può essere nemica, ma come fratello. E l'accoglienza è il grembo di fecondità, in modo particolare della fecondità della fraternità. L'accoglienza ci rende fraterni gli uni agli altri. È quello che il Signore ci chiede nell'essere anche noi missionari e inviati di lui. Dicevo, quello che Gesù sta dicendo ai discepoli in quel giorno lo dice anche a noi, perché in quei 12 discepoli e in quei 12 apostoli siamo rappresentati tutti, e tutta la Chiesa chiamata ad essere discepoli del Signore, inviata del Signore. Il Signore ci chiede appunto questo, lui che ci ha raccolto, lui che ogni domenica ci convoca e ci accoglie e ci dona la sua parola, ci dona il suo pane, poi ci insegna e ci manda per essere a nostra volta accoglienti verso gli altri, capaci di farci testimoni di lui, della sua verità, del suo amore gratuito nei confronti dei nostri fratelli. Perché la fraternità tra noi, la nostra casa, la nostra famiglia, la nostra città, il nostro territorio cresca e sia testimonianza dell'amore gratuito di Dio.